Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo nuovo videovlog dove vi farò vedere l'ultimissima parte della mia collezione dei giochi PS4. Io spero veramente che abbiamo finito perché quest'oggi non parleremo solo anche di quelli copia fisica, ma anche in quelli in versione digitale. Cominciamo. Cominciamo da quelli digitali. Il mio primissimo gioco comprato digitale è questo ragazzi, ovvero Mafia 2 Remastered, che fa parte sia della Mafia Trilogy e della Definitive Editions, che posseggo ma separatamente, come vi ho detto già con Mafia 3. Allora, ragazzi, Mafia Remastered, che dire? È la Remastered di Mafia 2, che veramente mi ha veramente mozzafiato questa Remastered. Devo essere contento con tutti quanti voi, ragazzi. Sono straiper contento che hanno fatto la Remastered di Mafia 2 perché la desideravo infinitamente, davvero. La desideravo così immensamente, la desideravo e ce l'ho, e veramente contento che anche i DLC, non penso di farvi DLC come serie, ma penso più Joe Adventure, solo i momenti più importanti del gioco, che non vi faccio spoiler. Poi passiamo al mio secondo gioco comprato dallo store, ovvero Bully, che si chiama Kenny's Game Edit, che è stato il primo gioco retro che posseggo su PlayStation 4. Ragazzi, Bully di che parla? Parla in poche parole di questo ragazzo che si trova a affrontare questo college americano. Non vi faccio spoiler, l'ho finito e penso pure di farci una serie perché mi ha intrattenuto, veramente mi è piaciuto che tocca sia la tematica del bullo scolastico. Veramente mi è piaciuto tantissimo Bully, veramente, non vedo l'ora di portarvelo. Poi passiamo a Red Dead Revolver è un altro gioco retro della PlayStation 2 che posseggo e devo dirvi la verità, carino, carino, è uno spaghetti western al 100%, si distacca un po' da Red Dead Redemption, anche se in realtà questo è il primissimo gioco di Red Dead, il primissimo, anche se quello si chiama Red Dead Redemption, questo si chiama Red Dead Revolver. Veramente mi è piaciuto, non l'ho finito purtroppo, ma carino lo è, perché è uno spaghetti western, ma ha un gameplay molto ma molto tosto. Poi passiamo ad un'altra saga di videogiochi, ovvero la GTA Trilogy, che posseggo sullo store. Comprate che racchiude GTA 3, Vice City e San Andreas, lo storico GTA per eccellenza. Non vi so dire molto di GTA 3 e di GTA Vice City, per chi vedrà questo video forse l'avrò già finiti, ma ora che vi sto dicendo non l'ho finiti purtroppo perché sono indaffarato, ma sto giocando a GTA San Andreas perché tutti mi hanno detto che è stato uno dei GTA che ha avuto veramente la storia. Veramente, ragazzi, mi è piaciuto, ma ha un gameplay molto tosto perché abituati con GTA 5, come posso dire, è un po' tosta come cosa. Tosta. Però vi devo dire la verità, ho fatto anche dei mini gameplay e forse farò anche una serie su San Andreas perché merita, perché GTA è GTA, ragazzi, non c'è nulla da fare. Veramente sono rimasto contento. E ragazzi, passiamo invece all'ultimo gioco comprato. Anzi, no, scusate, ce n'è un altro ancora. Max Payne, il primissimo Max Payne per PlayStation 2. Ragazzi, Max Payne, in poche parole, racconta di questo investigatore che si trova a combattere contro una sottospecie di redenzione propria, ma non lo è. Però, carino, ha un gameplay un po' simile a Matrix, ma allo stesso tempo ha un po' alcune meccaniche di Mafia The City of Lost Haven. Attenzione, eh? Attenzione, ora passiamo invece alla Resident Evil Double Editions, che racchiude Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Ragazzi, ho cominciato a giocare un po' a Resident Evil 4, è abbastanza carino, guardate. Resident Evil 5 già lo avevo per PlayStation 3 con tutta tranquillità. Lo avevo anche per PlayStation 3, l'ho recuperato e poi Resident Evil 6 che ho ancora non ho giocato. Quindi ragazzi, vi ripeto, quali sono i giochi comprati dallo store? Eccoli qua. Mafia 2 Remastered, Bully, Red Dead Revolver, la GTA Trilogy, Max Payne e la Resident Evil Double Pack. Questi sono quelli in copia digitale, ragazzi, che ho scaricato dallo store. Poi
Ora passiamo quindi in copia fisica. Ora passiamo invece a una trilogia stupenda della PlayStation 2, ovvero ragazzi, Assassin's Creed, la Ezio Collection, che racchiude Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations. Ragazzi, del primo, del 2 e del Brotherhood abbiamo fatto la serie sul canale che ho avuto anche un grande successo, vi ringrazio del supporto. Di che parla questa trilogia? Dell'intera saga di Ezio Auditore da Firenze, il grande maestro assassino per eccellenza. Un grande veramente. È stato, se non vi dico una cazzata, questo è stato il primissimo Assassin's Creed che ho comprato in assoluto, perché io anche per PlayStation 3 non l'ho mai avuto. Veramente carino. GTA, senti a me. Assassin's Creed 2, fatto bene, mi è piaciuto, anche ripetuti da molti, il migliore Assassin's Creed di sempre. Brotherhood, ho fatto la serie, mi è piaciuto, in realtà ho finito prima Brotherhood e poi il 2. Revelations non è che mi sia piaciuto così tanto, a parte che non l'ho giocato neanche perché un po' di masochismo c'è, ma alla fine non l'ho voluto continuare, raga, non mi è piaciuto. Ora, vediamo che c'è qui, perché quelli boom ve li lascio dopo, ragazzi, mi dispiace, eh. Ecco, allora passiamo invece al GTA che ha avuto un grande successo, ovvero GTA 5. Ragazzi, devo esservi onesto, la versione PlayStation 4 più mi è piaciuta della versione PlayStation 3. L'ho finito qua su PlayStation 4, non vi spoilerò che cosa ho fatto, ma ragazzi, devo dirvi la verità, mi è piaciuto questo GTA, mi è piaciuto tantissimo, ho finito la storia, su PlayStation 3 invece non l'ho finito, ma qua l'ho finito perché mi piaceva molto questo GTA. L'online l'ho giocato ben poco, a parte che a me i giochi Rockstar mi piace solo la trama, non mi piace l'online, sincero, eh? Veramente, ah, non vi ho dato le votazioni, non le do ragazzi, perché alcuni giochi non l'ho finito, il 2... Assassin's Creed 2 do la votazione di 7, 7 se lo merita, Brotherhood 7,5 se lo merita, Revelation non do il voto. GTA, ragazzi, stavo dicendo veramente, mi è piaciuto tantissimo, ho apprezzato molto, anche se è stato, come se vi posso dire, un gioco che l'ho finito dopo un sacco di anni, l'ho dovuto finire questo gioco, ma veramente mi ha richiesto troppo tempo perché i GTA sono lunghi da finire. Ma veramente ragazzi, mi è piaciuto, ho apprezzato molto la storia del trio, ovvero Franklin, Michael e Trevor, ho apprezzato molto la loro trama, non vi spoilerò nulla, non lo so se in futuro ci farò una serie, ma non lo so perché è molto lungo GTA 5. Adesso passiamo, ah, eccolo qua, al mio primissimo gioco PlayStation 4, ovvero Call of Duty Black Ops 3. Ragazzi, stupendo, stupendo, stupendo. Lo zombie a me mi è piaciuto in una maniera incredibile proprio. Nonché anche la modalità Zombie Chronicles, il DLC che aggiunge alcune vecchie mappe, dei remake delle vecchie mappe, sia di World at War, Black Ops 1 e Black Ops 2. Sono contento, ragazzi. La campagna non l'ho giocata, non l'ho finita. Il multigiocatore l'ho finito. Sono arrivato al livello massimo, non col prestigio, ma con il livello standard. E se devo esservi. Ah, la votazione di GTA. GTA, ragazzi, si merita un bel 8. 8 e mezzo. Sì, 8 e mezzo, dai, se lo merita. GTA 5 se lo merita, scusate. Black Ops 3 è questo. E tutto, il multigiocatore fatto bene, mi è piaciuto, l'ho giocato tantissimo sia anche col nostro EUG. L'online mi è piaciuto tantissimo di Black Ops 3, mi è piaciuto, ma più lo zombie mi è piaciuto un sacco e ho anche i DLC normale e anche Zombies Chronicles. E come vi posso dire, questo qua merita 8, dai, un bel 8 se lo merita anche per l'online, perché da adesso in poi i COD hanno cominciato ad avere un online un po' particolare. Ora passiamo a un gioco di Dragon Ball, ovvero ragazzi, aspetta, c'è quello, sì, c'è, non vi preoccupate, c'è Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot, ragazzi, in poche parole di che parla questo gioco? Parla in poche parole di tutto Dragon Ball Z, ad eccezione della saga di Garlic Junior, del torneo delle quattro galassie. Questo gioco, ragazzi, è nato solo ed esclusivamente per giocarsi il cartone. Per adesso i DLC che sono usciti sono
la battaglia degli dei e la resurrezione di Freezer. Onestamente non mi sono piaciuti come DLC, però da una voce che ho sentito, Kakarot sarà supportato con anche dei contenuti espansione, come è stato sia Xenoverse 2 e Fighters. Stessa identica cosa. Io spero veramente che faranno dei DLC che contengono tutti i film di Dragon Ball Z. Anche se La Battaglia degli Dei e La Resurrezione di Freezer è un film di Dragon Ball Z, ma alla fine è anche un arco di avvenimento di Dragon Ball Super, perché apre le porte anche a Dragon Ball Super. Però mi è piaciuto. Ragazzi, che devo dire? Una cosa bella, che non vedo l'ora anche di farvi la serie, che quando vi farò la serie su Kakarot sarà la prima serie che anticiperò di tanto tempo, ovvero alle 2:30, quanto faceva il cartone vero e proprio. Non vedo l'ora di farvi, ragazzi, i filmati sono stupendi, cioè il comparto grafico, il comparto audio e tutt'altro, eccetera, eccetera. Ragazzi, veramente fatto bene, ma Kakarot mi è piaciuto proprio perché mi ha fatto rivivere il cartone di Dragon Ball Z, ovvero What's My Destiny Dragon Ball. Veramente, raga, fatto bene. Votazione, potrei dare 8,5. 8,5 se lo merita. Non è che sono rimasto deluso, ragazzi, ma va un po' capito Kakarot. Perché alla fine, anche se i DLC sono stati deludenti, che ti aumentavano solo un po' di esperienza, un po' di trama, l'ho avuto solo la resurrezione di Freezer. Ma posso dirvi che veramente mi è piaciuto, veramente carino, perché proprio per il comparto grafico cartone, cartunesco, quello sì, mi è piaciuto. E adesso passiamo, ragazzi, a un'altra trilogia, ovvero la Nathan Drake Collection, che racchiude Uncharted Drake Fortune, Uncharted 2 Il covo dei ladri, Uncharted 3 L'inganno di Drake. Tutti e tre finiti, ho iniziato anche le serie su questa trilogia e non vedo l'ora anche di portarvi il quarto, lo spin-off non penso, ma più in live. Ma sono contento, ragazzi. Questa cosa, io poi lo stupido, mi sono giocato prima Uncharted 4 e poi mi sono scaricato, ho rigiocato l'intera trilogia, che poi ho capito bene la storia di Nate. Non vi spoilerò nulla perché stiamo facendo anche le serie sul canale, che veramente vi ringrazio che me la state seguendo, davvero sono contentissimo che vi sta piacendo. Se devo dare una votazione a tutta l'intera trilogia, me l'ha fatto apprezzare 8. 8 va bene, mi va benissimo. Mi va veramente ottimo. Ora passiamo invece a un altro gioco, ovvero eccolo qua, Mafia Definitive Edition, ovvero soprannominato Mafia Remake, e fa parte, come ho detto, anche per Mafia 2 Remastered e Mafia 3, fa parte della Definitive Editions e anche come si chiama? Della trilogia. Ragazzi, questo che cos'è? In poche parole, questo è il remake di Mafia: The City of Lost Haven, il remake. L'ho apprezzato, è un buon gioco, ma non è che non bisogna mai aspettarsi il che. Un po' sono rimasto deluso per le missioni di Luca Bertone, che non ci sono all'interno del gioco, ma ci sono nella modalità fatti un giro e basta. Ma è presente non come nel gioco originale, che ti diceva passa a trovare Luca. Allora sì, era bello. Ragazzi, che dire? Buon gioco, buona grafica. Il gameplay è un po' simile a Mafia 3. Una pecca di questo gioco è proprio il gameplay, perché è troppo simile a Mafia 3, perché io l'ho giocato a Mafia 3, lo sto giocando. E bello. Ragazzi, questo qua è nato solo ed esclusivamente per chi voleva capire Mafia 2 e Mafia 3, da dove è iniziato e da questo remake, che come voi ben sapete io ho avuto un grande successo su YouTube con Mafia per PC, il primissimo Mafia. Se devo dare una votazione a questo qua potrei dare un 7, 7,5, dai, 7,5 se proprio dobbiamo essere buoni, perché alla fine è Mafia, ragazzi, da dove è iniziato tutto, davvero bello. Il doppiaggio è un po' cambiato rispetto all'originale, però lo potevano mettere Claudio Moneta, dai, io quello dico. E ora passiamo invece ai gio i giochi che mi hanno colpito di più su PlayStation 4, li mettiamo da parte, dai, perché lo so che il meglio deve stare sempre alla fine, ragazzi, ricordatevelo. Passiamo al penultimo gioco comprato,
Ovvero, ragazzi, Call of Duty Black Ops Cold War. Ragazzi, abbastanza bello, l'ho finito e giocato anche a modalità difficile. Mi ha fatto un po' rivivere i vecchi tempi di Call of Duty Black Ops, veramente onesto, mi ha fatto rivivere quei bei vecchi ricordi. Il multigiocatore non è che mi sia piaciuto tanto, guardate, onesto, lo zombie un po' si è perso, lo zombie anche se hanno voluto reinserire il jug, le bibite. Non è che mi sia piaciuto più di tanto, ragazzi. Non è. Fa parte dei miei giochi preferiti, ma alla fine. Aspetta, da chi è sviluppato? Dall'Activisions, se non dico una cazzata, della. Sì, l'Activisions. Fatto veramente bene, contento, ma alla fine. La trama è bella, la storia sì, la campagna è stata quella che mi è piaciuta molto, perché ripercorrerà un po' sia gli avvenimenti del primo Black Ops, ma. È un po'. Si chiama Cold War perché è la guerra fredda, cioè già prima ancora della guerra del Vietnam, se vi ricordate. Infatti c'è qualche missione, non vi spoilerò nulla. Ragazzi, consigliarlo? Sì, dai, se siete amanti della saga Call of Duty, prendetevelo, va. Prendetelo. Votazione per tutto 8. Va bene, oppure 7,5, perché non è che mi sia. Ragazzi, non è che mi ha colpito più di tanto. E ora passiamo invece a un gioco che veramente ancora tuttora oggi sto giocando, ma è veramente difficile da finire anche con gli altri Avatar, ragazzi. Xenoverse 2, che parliamo a fa? Che parliamo a fa? Questo non ha bisogno di presentazioni. Il seguito di Xenoverse ha avuto un grande successo per PlayStation 4. Veramente io sono contento. E ancora tuttora oggi. Ah, non vi ho detto una cosa. Di Mafia Definitive Editions. L'ho comprato al day one. Comprato al day one. Proprio al day one. Proprio. Scusate. Xenoverse 2. Xenoverse 2 lo avevo prenotato. Ma mi c'era voluto quasi un mese per ritirarlo. Per problemi dei soldini. Ma alla fine eccolo qua, raga. Xenoverse 2. È inutile dirvi che questo è nella mia classifica PlayStation 4. Al terzo posto, ma ragazzi, dovete capire che purtroppo il primo posto se l'ha meritato un altro gioco che vedrete. Un altro gioco. Però questo è il tutto. Questo è il tutto. Xenoverse 2, ragazzi, dobbiamo dare la votazione di un bel 8. 8 se lo merita. 8 se lo merita in pieno. Ragazzi, non penso di farvi una serie perché questi dà problemi di copyright. Questo gioco dà problemi di copyright. Mi dispiace perché. Poi ho apprezzato molto la modalità dell'Hero Colosseum, perché qua su YouTube mi ha fatto avere un grande successo ed ero uno tra i pochi canali YouTube italiani che portavo l'Hero Colosseum. Guardate, ho avuto veramente un grande successo con l'Hero Colosseum. Xenoverse 2 mi ha dato veramente, ma io ancora lo continuerò a giocare finché verrà ancora supportato. Poi il mio obiettivo è questo. Finirmi la storia con tutti gli avatar, ma ci vorrà molto, ma molto tempo per finirlo. Mi finirò un po' le missioni parallele, un po' l'Hero Colosseum, perché tanto le miniature oramai ce le ho quasi tutte. Quasi tutte, sono potenziate pure, eh. Raga, questo è stato veramente un gioco che io non passavo molto più tempo su Xenoverse che sugli altri giochi. Ma veramente, veramente, sincero. Ora passiamo invece a un gioco veramente che ha segnato come. Anzi, no, 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 quelli gli ultimi li lasciamo gli ultimi. Passiamo all'ultimo gioco comprato per PlayStation 4. L'ultimo proprio, ragazzi, Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla parla di questo protagonista, Ivor, che ancora non l'ho finito il gioco, non lo finirò mai. Assassin's Creed, no, io non li finirò mai. Non li finirò mai, ragazzi, mi dispiace, ma mai e mai. Ragazzi, ambientato nella mitologia norrena, io poi una cosa che dico sempre è questo, è che adesso la Ubi, grazie a God of War, anzi il nuovo Kratos ambientato nella mitologia norrena, ha ispirato tutti i videogiochi norreni, ecco qua. Però Assassin's Creed è bello, sta scritto like a Viking, vuol dire. Un mi piace per il wiki, mi piace il vichingo, qualcosa del genere, poi non ho la traduzione in inglese. Ragazzi, il comparto grafico veramente era buono, abbastanza buono perché io anche se lo gioco su PS4 Slim è carino. Non posso darvi una votazione certa, però
ma già per il gameplay però un po' sempre un po' GDR, ma alla fine è abbastanza bello, dai, carino, carino. Carino, eh? Sì, ve lo consiglio, dai. Per adesso 8 posso dare perché è un Assassin's Creed, dai. E ora ragazzi, passiamo agli ultimi due giochi, che per adesso è una biologia, ma forse sarà una trilogia, ma molto in avanti. Raga, che parliamo a fare invece di questo? Che parliamo a fare? Che parliamo a fare, ragazzi? Che parliamo a fare? Che parliamo a fare? Questo non ha bisogno di presentazioni. Non ha bisogno neanche né di parlare, no. Anzi, io questo lo poso proprio perché lo sapete chi è e che votazione ha questo gioco. Ed è quello che ha proprio, come vi posso dire, che mi ha proprio segnato. Ha segnato proprio la svolta dei survival horror. Ma che parliamo a fare? Che parliamo a fare? E allora lo poso. E invece l'ultimo, che sarà proprio l'ultimo. Ultimo gioco è il seguito, ovvero ragazzi, The Last of Us parte 2. Allora, caro Eug90, fermi, fermi. Allora, Eug, lo dico già davanti agli altri: se stai facendo così, meglio che stai. come ti posso dire? Non ti mangiare la mano, mi raccomando. Allora, ragazzi. The Last of Us Part 2. Allora, io ho optato per farvi una serie su The Last of Us e ve la sto facendo per chi la sto guardando adesso. Allora, The Last of Us Part 2 è una cosa soggettiva, ragazzi. Perché la grande botta che avrà Ellie, la grande botta che avrà Ellie, le sue azioni fisiche rimporteranno molto. Perché la grande botta emotiva e fisica e psicologica che ha avuto Ellie. Perché veramente il gioco veramente si è svolto veramente benissimo, veramente bello, ragazzi. Una cosa che mi è piaciuto tantissimo di The Last of Us Parte 2 è proprio il gameplay. Il gameplay, l'innovazione del gameplay è qualcosa di spettacolare. A livello di trama, non vi faccio spoiler perché lo capiremo insieme quando lo giocheremo. In più faremo anche un'analisi approfondita del mio video anche di una analisi ben approfondita su The Last of Us. Ragazzi, non vi spoilerò nulla, vi prego di non fare spoiler di The Last of Us parte 2 sotto giù nei commenti perché vi blocco e siete definitivamente cancellati. Ragazzi, è una cosa soggettiva, c'è chi può piacere, ma chi non può piacere. Quello che mi ha dato The Last of Us parte 2 no, ragazzi, non posso parlare, non puoi parlare perché non sei all'interno del gioco. Però se mi dite reputarlo un capolavoro, non lo reputo un capolavoro, ragazzi, il seguito. E poi capirete voi il perché, lo capirete quando lo giocheremo insieme. Io penso, ragazzi, quest'oggi il video va bene così. Votazione. Dato che almeno a livello di trama si stava svolgendo bene, poi a livello di trama do 8, poi per il gameplay 9 perché ha dato l'innovazione. Quindi diciamo 8 e mezzo si merita The Last of Us Parte 2. Si merita questo, The Last of Us Parte 2. Ragazzi, io il video lo posso chiudere qua. Questa è l'intera saga e penso che abbiamo finito con i giochi PS4. Vi ho raccontato anche dei giochi comprati dallo store che sono tutti giochi PS2 che mi sono serviti proprio soltanto Mafia 2 Remastered che PS4 che mi sono serviti proprio per questo, a fare proprio un'innovazione. Innovazione, però ripeto, io sono contento di aver fatto questa collezione PS4 come PS2 e PS3. Ora abbiamo fatto la 4. Ora, ragazzi, il vostro Subit passerà alla next gen, ovvero con PS5. Io vi ringrazio. Mi raccomando, seguitemi su Instagram Subit_actor97. Grazie a tutti del supporto. Qua da Subit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.